puntata. Oggi andiamo un po' più nello specifico sull'intestino, vediamo come nutrire l'intestino e alla fine ci sarà una simpatica sorpresa, una dolce sorpresa. Quindi vediamo di ora, vediamo come nutrire bene l'intestino e poi dopo vedremo il finale. Allora, oggi parliamo di questi temi, quindi se si può vivere in simbiosi, quindi vuol dire che cosa vuol dire, come è fatto il nostro intestino, quale può essere la dieta del microbiota e che cos'è il microbiota, la dieta della flora batterica intestinale, e quali potrebbero essere, quali sono i test del futuro. Vivere in simbiosi. Cosa vuol dire vivere in simbiosi? Vi ho messo l'esempio di un albero che vive in simbiosi con i funghi. Quindi c'è il disegnetto che il fungo mangia lo zucchero che produce la radice, che produce la pianta, e aiuta questa pianta a sopravvivere, quindi a difenderla da parassiti. Quindi nel regno dei vegetali la pianta può vivere in simbiosi con i funghi. Anche nel regno degli animali può succedere questa cosa. Questo è il pesce pagliaccio che vive insieme alle anemoni di mare. Le anemoni sono velenose e lo difendono da eventuali predatori, il pesce pagliaccio invece lo tiene pulita. Un altro esempio, abbiamo lo squalo, terribile predatore, che vive in simbiosi attaccato con questi pesciolini che sono i loro suoi pulitori. Quindi lo aiutano a tenere la pelle pulita, via da parassiti, e in cambio lo squalo gli dà protezione, ma non se li mangia. Quindi è un reciproco, un aiuto reciproco l'un l'altro. Esiste una simbiosi uomo-batteri? Noi viviamo in simbiosi con qualcuno? Conviviamo con qualcuno, che non sia il marito, che non sia la moglie, che non sia il convivente, cioè su di noi esiste qualcosa che ci aiuta e io aiuto questo qualcosa. Forse possiamo vedere questi, che sono i batteri che nelle pubblicità ci distruggono, ci vogliono far ammazzare, forse non sono così cattivi come ce li descrivono e possono aiutarci in qualche modo. Molto spesso, infatti, se non li tratto bene, posso avere delle problematiche intestinali. Perché? Questi batteri amici si trovano prevalentemente nell'intestino. Se io altero la loro funzionalità, posso avere delle stipsi, dissenteria, tensione addominale, gas, meteorismo, ipersensibilità. Vi è mai successo di essere gonfia dopo i pasti, di mangiare una pizza, avere la pancia gonfia, di non riuscire a digerire, di non riuscire a dormire correttamente? E se fosse tutto a colpa di questi batteri amici che vivono con noi? Quindi io devo essere in grado di trattarli bene, perché loro mi fanno trattare bene, mi trattano bene. Se noi guardiamo l'intestino, è proprio il centro nevralgico di tutte le patologie. Quindi dall'intestino possono derivare problematiche come l'autismo, le allergie. Ormai sono comprovate, esistono proprio degli studi scientifici che mi dicono che un intestino non a posto può provocare tutte queste problematiche. E se un intestino non a posto con i miei batteri amici mi provocasse l'obesità, quindi l'aumento o una diminuzione di peso, una fibromialgia, un mal di testa, se ci fosse qualche correlazione, non sarebbe una cosa fantastica? Scopro come è fatto il mio intestino, risolvo il problema. La cosa semplice può essere questa: l'anello mancante che mi mancava. Dolori articolari. Quanti di voi hanno dei dolori articolari? Almeno uno nella sua vita ce l'avrà avuto un dolore articolare. Qualcuno alza la mano, qualcuno no, però un dolore articolare ce l'abbiamo, che siamo giovani, che non siamo tanto giovani. E se dipendesse tutto da un intestino non sano? Vi faccio un esempio: non vi capita spesso, non vi è mai capitato di avere una stitichezza e poco dopo bloccarvi nella schiena? Qualcuno dice sì? Magari ha avuto qualche caso. Esatto. È tutto correlato. Mi blocco, sono stitica con l'intestino, quindi è successo qualcosa al mio intestino che mi ha provocato un dolore articolare, la mal di schiena. E quindi se quella schiena io riuscissi a risolverla risolvendo l'intestino, gli studi ci stanno portando verso questo problema. Noi quindi viviamo con microrganismi, si dice simbionti, che vivono in simbiosi con noi. Simbiosi vuol dire che convivono all'interno del nostro organismo, sono più numerosi di noi. Sono 2,5 kg di microrganismi che vivono qua, che noi ci portiamo a spasso, che se li tratto male, mangiando male, non bevendo, fumando,
bevendo un prosecco oppure massacrandoli con qualcosa, loro mi danno una risposta che può essere allergie, intolleranze, gonfiore, mal di schiena, eccetera, eccetera. Eccolo qua, questa è una diapositiva che mostra cosa c'è sulla parete dell'intestino. Nella parte alta vedete che sopra la cellula intestinale è popolata da tutti questi batteri che vivono l'uno vicino all'altro. Lo vedete nella fotografia in basso a destra, questa è una cavità dell'intestino e questa cavità è popolata da microrganismi. Fino a qualche anno fa non sapevamo niente di questa cosa, si parlava la flora batterica intestinale. Abbiamo la flora batterica intestinale, adesso siamo più precisi, sappiamo che la flora è fatta da tutti questi batteri e posso chiamarli per nome, Escherichia coli, Candida, Bifidobatteri, Lactobacilli, cioè io conosco tutte queste popolazioni di batteri che dominano, che vivono in simbiosi con me. Dove si possono trovare? Si possono trovare ovunque, noi ci riferiamo all'intestino perché parliamo dal punto di vista alimentare, però si possono trovare in qualsiasi posizione, per esempio nello stomaco. Nello stomaco abbiamo dei batteri che si chiamano lattobacilli, candida, la candida nello stomaco. Non vi risulta un po' strano? Voi cosa pensavate? La candida è solo quella che posso trovare nell'apparato vaginale, che mi dà fastidio, deve essere debellata con gli antibiotici. E invece vi posso assicurare che un tipo di candida si trova anche nello stomaco. Quindi quando io ho un'acidità di stomaco, ho una gastrite, mangio male, quella candida dello stomaco probabilmente migra e va a darmi delle problematiche a livello vaginale e quindi delle problematiche di solletico di prurito. Guardate che cos'ho nello stomaco anche, lo streptococco, che di solito lo streptococco forse l'avete sentito come batterio nemico da ammazzare. Oppure avete l'Helicobacter pylori. Quanti di voi hanno avuto un Helicobacter stato decimato dall'antibiotico? E se mi servisse questo Helicobacter nello stomaco? E se io l'avessi ucciso per niente, che forse una protezione mi serviva? O meglio, sono arrivata a un certo punto ad ucciderlo perché probabilmente era cresciuto troppo, però non mi sono domandata perché ho avuto un aumento dell'Helicobacter rispetto alle altre specie, è successo qualcosa, ho mangiato male, mi sono alimentato in modo scorretto, ho preso dei coloranti, dei conservanti, cioè tutte quelle cose che hanno alterato un equilibrio. Immaginate tutti questi batteri con piccole casine, le une vicino all'altra, ma tutti questi batteri si odiano tra di loro. Quindi quando uno comincia a morire, l'altro prende il sopravvento e quindi mi scatena una patologia. Poi vabbè, abbiamo l'intestino che è fatto da altri batteri come i bifidobatteri, gli enterobatteri, lattobacilli, forse ne sentite parlare tanto dei lattobacilli. Quando avete un'influenza prendete i lattobacilli, però ricordatevi che non esistono solo questi, esistono anche degli altri fermenti. Quanti sono? Immaginate il nostro stomaco intestino, apparato intestinale, grosso quanto una superficie da tennis. Avete presente com'è un campo da tennis di 200-300 metri quadri? È enorme. Il nostro intestino ha queste dimensioni. E voi dite come ci fanno a stare 200 metri quadri all'interno dello stomaco, della pancia? Perché sono proprio tutti schiacciati, avvolti, quindi è come se aveste un grande foglio e lo continuate a piegare in piccole parti. Quindi un foglio a 4 può diventare piccolino perché io lo piego in tutte queste parti. Quindi il mio stomaco, il mio intestino, se dovessi allargarlo, ha le dimensioni di un campo da tennis. Quindi capite quanti batteri possono dominare su un campo da tennis. Eccoli qua. Questi sono tutti batteri che si guardano male, quindi vivono tra di loro ma si odiano, quindi aspettano che appena una specie batterica muoia per riuscire a predominare, che vivono a contatto l'uno dall'altro e ognuno ha una specifica funzione che poi vediamo. Si parla di microbiota più o meno da 10 anni, però il boom c'è stato nel 2017, però è già 10 anni che si stanno facendo degli studi sulla flora batterica. Questo è il primo studio che era stato fatto 10 anni fa, dove diceva che noi siamo fatti da batteri, non solo da cellule, ma anche da batteri, che li posso trovare nel cuore, nei polmoni, nel fegato, nel sistema muscolare. Quindi non immaginate i batteri solo a livello dell'intestino, i batteri ce li avete anche in questo momento a livello della pelle. Quante volte vi dicono non lavarti troppo le mani?
perché i miei batteri cattivi, i miei stafilococchi, streptococchi, che mi proteggono dalle infezioni esterne, se io li ammazzo troppo col sapone, mi ammalo. Infatti la teoria igienica, quella che mi dice che noi ci ammaliamo di allergie e di intolleranze perché siamo troppo puliti. Non vi dico di non lavarvi più, però cercare di non lavarvi ogni 3x2 le mani, perché i vostri batteri amici, i nemici, vi aiutano proprio a proteggervi dalle infezioni. La flora batterica può essere, che è quella a livello dell'intestino, noi guardiamo l'intestino, buona e cattiva, però vivono tra di loro i buoni e i cattivi. Una sorta di pace che si stabilisce tra quelli buoni e quelli cattivi. Quando io vado a alterare questo equilibrio, di solito i buoni sono quelli che hanno la peggio e i cattivi sono quelli che cominciano a predominare. Quindi io devo essere bravo nella mia vita a tenere un giusto equilibrio tra il bene e il male, tra i buoni e i cattivi. Come si origina questi batteri? Cioè io ce li ho da quando sono nata? Chi me li passa? Da dove vengono? C'è una teoria che dice che con la nascita, col canale del parto, la mamma mi trasferisce i primi batteri. E quindi a sinistra vedete quei puntini strani che rappresentano una specie di batterio. Poi con lo svezzamento, la madre col latte mi trasferisce altri batteri e quindi comincio a ripopolare la mia flora batterica intestinale. Poi arrivo a 3 anni dove ho la mia flora batterica ben formata, quando a 3 anni comincio già a inserire degli alimenti solidi, pane, carne, pesce. Quindi capite che io parto da un intestino che ne ha pochi di batteri, che si forma man mano che cresco. Quindi la domanda è: non è importante l'alimentazione durante la gravidanza, post gravidanza e durante lo svezzamento? Perché abbiamo creato dei bambini allergici o intolleranti a tutto? Perché forse abbiamo sbagliato questi primi 3 anni di vita. Li abbiamo alimentati male, non abbiamo fatto l'allattamento, abbiamo dato loro dei latti in polvere, cioè abbiamo creato una situazione proprio di alterazione, perché la nostra società, se facciamo un sondaggio, magari molti non sono riusciti ad allattare i figli per più di 6 mesi e quindi non gli hanno trasferito a questi bambini le difese immunitarie che gli hanno permesso di essere degli individui sani. Tutto causa un'alterazione dell'intestino, quindi io nasco, mi si forma questo bel intestino formato dai miei batteri amici che vivono in simbiosi, però li posso ammazzare. In che modo? Con la dieta, mangiando male, con la genetica, per esempio predisposizione al lattosio, allergia al glutine, ne abbiamo parlato le volte scorse, esposizione ai farmaci. Se prendo farmaci tutti i giorni, anche se non mi serve a niente, io li ammazzo i miei batteri. Oppure a causa di allergie e intolleranze alimentari. Quindi io creo questo pool, questo gruppo di batteri che posso ammazzare ogni momento con qualsiasi cosa di esterna. Quindi la difficoltà è cercare di trovare cose giuste da mangiare che vanno bene per me, ma vanno bene anche soprattutto per loro. L'intestino mi serve per tante cose. Uno, per stare bene. Due, per assorbire gli nutrimenti. Quindi probabilmente se vi dicessi l'anemia dipende da una carenza di certi batteri come i lattobacilli, sarebbe semplice risolvere l'anemia magari introducendo ferro più lattobacilli. Ci sono studi che fanno vedere che l'anemia viene risolta in certi casi, a meno che non sia di natura genetica, utilizzando non solo il ferro ma l'aggiunta di specifici lattobacilli. Per almeno 2 o 3 mesi la quantità di ferro e quindi di ematocrito, di emoglobina sale e la persona non è più anemica. Quindi vuol dire che io riesco a risolvere qualche problema semplice semplicemente integrando con dei fermenti lattici specifici. Ogni fermento lattico è specifico per una patologia. Ci sono degli studi che invece dicono che per abbassare il colesterolo non serve solo la pastiglietta, ma anche dei fermenti lattici specifici. Quindi qui uniamo per certe patologie dieta, pastigliette e fermenti lattici. Quindi li riusciamo a risolvere in un modo più sano possibile. L'intestino mi aiuta anche a produrre vitamine e ormoni. Quindi spesso capita in persone, mi è capitato recentemente, una ragazza non riusciva a rimanere incinta. Vedendo com'era il suo intestino risultava un aumento della candida intestinale. Debellata la candida, questa dopo 2 settimane è rimasta incinta. Quindi era la candida a livello intestinale che non le permetteva di rimanere incinta.
Quindi, scoprendo come era fatto il suo intestino, ha risolto il suo problema, perché in questo caso il suo problema era quello. Poi non guardiamo dei problemi più complicati, cioè cerchiamo di vedere dal punto di vista proprio nutrizionale, quindi anche dal punto di vista ginecologico, non aveva altri problemi, l'unico problema era questa candida. Quindi forse loro non sono così cattivi e mi stanno aiutando, ma sono io che gli ho sbagliato a interpretarli e ho sempre fatto una politica di ammazzo il batterio, fino ad arrivare a questo punto dove non tolleriamo più niente, nessun alimento. Immaginate che queste sono le cellule del mio intestino, sono cellule ciliate, infatti hanno le ciglia, dove il cibo arriva a livello della ciglia, nella parte alta, viene assorbito dalla cellula e viene utilizzato dall'organismo come sostanza vitale. Quindi su queste ciglia, le vedete, no? Ci sono le ciglia, qui sono in posizione più grande, le vedete quelle ciglia, quei capelli. Se si capisce bene, abbiamo dei batteri che stanno pulendo queste ciglia, che sono lattobacilli, bifidobatteri, la flora la buona. Quindi il compito della flora batterica buona è quella di tenere pulito l'ambiente in cui vive. Davanti invece, che vi sta guardando, abbiamo la flora cattiva, tipo vi ho messo una bella candida che vi sta guardando. Quindi la flora cattiva, lei vive insieme ai batteri amici, però è pronta a entrare nell'organismo e creare una patologia quando i batteri amici vengono diminuiti. E in che modo entra la cattiva? Entra perché nelle cellule, lo vedete in alto, che sono una vicina all'altra, a un certo punto a causa di allergie, di intolleranze, di parassiti, di farmaci, di antibiotici, si rompono e creano dei buchi. Li vedete a destra. Questo buco è il veicolo di passaggio di tutte quelle sostanze che danno fastidio all'organismo. Batteri nemici, allergeni. Qui ho rappresentato il glutine come una causa scatenante anche di tutte queste disfunzioni intestinali. Quindi io rompo questa membrana e passa tutto. È un po' come un muro, il muro di protezione che mi permette di stare bene, che viene mantenuto attivo e vitale da questi batteri amici. Quando io butto dentro qualcosa, creo un fallo, un buco in questo muro, entra qualsiasi cosa. Quindi nel momento in cui entra qualsiasi cosa, voi che cosa avete? Diarrea, stitichezza, gonfiore, nausea, vomito, diminuzione di peso, caduta dei capelli, mal di schiena, cioè qualsiasi cosa mi entra in circolo e mi crea questo stato di malessere. Quindi l'obiettivo cosa potrebbe essere? Chiudere il buco e non far più passare niente. Però per chiudere il buco io devo vedere quali batteri amici mi sono rimasti, quali batteri nemici ho, in modo tale da riorganizzarli. Sono concetti un po' difficili, se c'è qualcosa che non va mi ritorno un attimino indietro. Quindi quelli buoni puliscono, quelli cattivi sono pronti ad entrare, appena c'è un buco entra tutto. Immaginate il vostro intestino come quest'erba. Voi dovete curare un prato, la prima cosa che fate è togliere le erbacce, giusto? Poi che cosa fate? Lo risemino con i probiotici, che sono i fermenti buoni. I prebiotici è l'alimentazione buona, perché ovviamente io posso buttare dentro dei fermenti buoni, ma se non gli do da mangiare bene, questi muoiono. Per avere poi una terapia batterica che è proprio il mio prato ben formato. Quindi immaginate il vostro intestino come un orticello, un prato, che deve essere coltivato e pulito tutto il giorno, per non diventare come quello in alto pieno di erbacce, quindi pieno di batteri nemici. Vi presento questo studio. È uno studio, uno dei primi, che viene fatto sul microbiota. Io vi ho messo grasso e bello per dirvi perché era fatto questo studio. Ed è l'agosto del 2010, quindi a 7 anni. È stato uno dei primi studi sulla flora batterica. Vengono presi in considerazione 2 bambini di 2 popolazioni diverse, una africana e una i nostri bambini europei. Quelli europei sono un po' più cicciottelli. E allora hanno detto i ricercatori, perché non andiamo a indagare come è fatta la loro flora batterica intestinale? Che differenza c'è tra questa popolazione africana e i nostri? Perché loro sono longilinei, muscolosi? È una popolazione particolare questa.
È una popolazione dell'Africa che ha una dieta della Burkina Faso, che è una dieta povera di grassi, di proteine animali, ricca di amido, di fibre, delle piante, è una dieta prevalentemente vegetariana, ma questi bambini stanno bene. Invece la dieta dei nostri bambini è piena proprio di proteine, ha un latte materno fino a un anno di età, è molto ricca di proteine animali, di zuccheri, di amido, di grassi e povera di fibre. Quindi hanno voluto vedere, vediamo com'è l'organizzazione della flora batterica intestinale per capire perché è una popolazione magra e perché è una popolazione grassa. E voi direte, vabbè, quelli vegetariani sono magri. Voi conoscete dei vegetariani magrissimi? No. Quindi probabilmente non è un'alimentazione che... Però questi hanno un'alimentazione magra. Quindi sono andati a vedere proprio il microbiota, l'intestino dei due bambini, non guardate perché poi è complicato, però per dirvi che i bambini del Burkina Faso avevano dei fermenti particolari che non avevano quelli europei e la differenza erano i batteriotes e i firmicutes. I firmicutes sono dei batteri che mi tendono a far ingrassare, che sono in rosso e sono rappresentati dalla torta in basso che è rappresentante proprio dei bambini europei. Mentre i batterioides, che sono quelli in verde, sono dei batteri amici che mi permettono di dimagrire e quindi di rimanere magro, che sono tipici della popolazione del Burkina Faso. Questo studio è stato l'inizio di una serie di studi che hanno detto: e se noi mettessimo negli individui grassi i batteri che mi permettono di dimagrire? Si parlerà poi del trapianto fecale, proprio dove vanno a prendere i batteri presenti in un individuo magro e con le feci li vanno a trasferire in ambiente, in un intestino di un individuo grasso. Cioè andiamo a puntare non tanto sull'alimentazione, ma sul cambio del microbiota, della flora batterica intestinale. Perché questo studio ci ha detto che i bambini magri hanno quei batteri e i bambini grassi hanno un'abbondanza di altri batteri. Quindi l'idea è stata, allora mettiamo i batteri che mi fanno dimagrire in quelli grassi, così quelli grassi dimagriscono. Siamo ancora all'inizio di questi trapianti fecali, perché quando ho parlato trapianti fecali qualcuno ha detto che schifo. Non c'è un metodo più semplice. Arriverà. Per il momento no. Però per il momento l'idea è buona, qualche trapianto e qualche studio, qualche clinica di Roma ha già cominciato a farli e hanno avuto già dei buoni risultati, però dalla faccia che fanno tutti nessuno dice mi farò trapiantare, però l'obiettivo è, allora proviamo prima a conoscere la mia flora batterica intestinale, a capire come sono messa, che almeno guardo come sono messa dentro e poi magari vado a colonizzare con delle pastigliette oppure degli integratori a base di probiotici, che potrebbe essere la cosa semplice. Questo è nato anche come interrogativo perché molto spesso si mette a dieta una persona, è ligissima nel seguire la dieta e anche se mangia vegetali da mattina a sera magari non perde peso. Quindi allora si è andato a indagare com'è l'intestino di questa persona. Probabilmente è causato da questi firmicutes che sono quei batteri che trasformano lo zucchero anche dall'insalata. Quindi una persona che magari mangia verdure da mattina a sera e tende a ingrassare perché sta dando nutrimento a questi batteri amici che mi tendono a far ingrassare. Quindi se io nutro correttamente la flora batterica, sconfiggo le mie intolleranze e quindi posso avere uno stato di benessere. Quindi l'idea potrebbe essere conosco il mio intestino, conosco il mio microbiota e da quello vado a impostare una terapia alimentare, una terapia probiotica e vedere come posso modificare la mia situazione. C'è un metodo, qualcuno mi ha detto, ma c'è un metodo per analizzare? Sì, ci sono dei metodi per andare a analizzare la flora batterica intestinale. Quello che vado a vedere sono i batteri buoni e i batteri cattivi. Sono dei metodi innovativi, derivano da start-up, soprattutto sono partite su Bologna, quindi siamo ancora nella fase iniziale, che stanno dando però dei buoni risultati. Domanda, come fate a quantificare quanti batteri ho all'interno dell'intestino? Come fate a contarli? Sicuramente lo dovrei fare un laboratorio perché non abbiamo gli strumenti per farlo, però che materiale gli do? Esatto, vado a prenderlo nelle feci, perché le feci è l'unica sostanza che parte dall'inizio e poi arriva alla fine, quindi va a togliere
una parte di microorganismi, quindi col prelievo delle feci il laboratorio sarà in grado di quantificare quanti buoni e quanti cattivi. Vi faccio un esempio. Questo è un ragazzo di 43 anni, un nome ve l'ho messo a caso, fa rappresentante, quindi è spesso in giro per lavoro, è in macchina tutto il tempo, quindi ha un'alimentazione, lui mangia fuori casa. Però essendo un rappresentante, è una persona normopeso, è bravo ad alimentarsi, perché lui da 15 anni ha questi forti dolori addominali post pranzo e post cena. Quindi uno dice, post pranzo ci può stare, mangi fuori, ma post cena? A cena sei a casa, ti prepara tua moglie. E è da 15 anni che ha questo problema. Dalle diverse visite che ha fatto in tutti questi anni non è risultato niente di patologico, quindi ha scongiurato qualsiasi problematica patologica. Non è allergico, non è intollerante, non è celiaco, non è intollerante al lattosio, non è allergico al nickel, non ha problematiche di diverticoli, è sano. Quindi anche il gastroenterologo ha detto, boh, sarà un problema psicologico. Il problema è che questa persona mi dice, guarda che anche quando vado in vacanza io ho questi crampi e non può essere psicologico anche quando sono in vacanza. Allora andiamo a indagare la flora patogena di questo individuo. Nella flora patogena lui aveva un eccesso di streptococco e di Escherichia coli. Streptococco e Escherichia coli sono due batteri che se predominano, e li vedete che sono maggiori rispetto agli altri come diagramma, come istogramma, possono darmi delle problematiche di gonfiore, di crampi. Però non essendo ancora patologico, quindi non essendo ancora arrivata la patologia, ma essendo solo a livello intestinale, i classici test di laboratorio non me lo rilevavano e quindi non potevano andare con una cura mirata per ammazzarli. Inoltre nella flora proteolitica, cioè quella che era indispensabile per digerire le proteine, aveva alterato tanti batteri. Qui abbiamo la Serrazia, l'Ernis, la Pseudomonas, la Providenza, cioè dei batteri che dovrebbero digerire le proteine, che erano disorganizzati tra di loro. C'erano quei quattro che dominavano su altri. Quindi lui mi diceva, guarda che quando mangio un petto di pollo io mi gonfio. Perché? Perché questi si competevano il petto di pollo, quindi tutte le proteine animali. E mi creavano questo stato proprio di infiammazione e di gonfiore. Soluzione? Ah, un'ultima cosa. Perché aveva questa flora patologica messa sotto sopra? Perché gli mancavano quei batteri amici che gli pulivano i villi intestinali. Infatti lui aveva una carenza di lattobacilli. Lattobacilli e bifidobatteri sono i nostri batteri amici. Aveva bifidobatteri che funzionavano, ma i lattobacilli non ce li aveva. E quindi, non avendo una flora di protezione, non avendo i pulitori dell'intestino, passavano tutti i batteri nemici. Curato con dei fermenti lattici specifici, i lattobacilli. Sono d'accordo con lui. Caso 2. Una ragazza, 29 anni, impiegata. Lavoro sedentario, torna a casa a mangiare, mangia a casa in maniera corretta perché da 10 anni lei soffre di candida a livello vaginale. Da 10 anni. Come è stata curata? Con l'antibiotico. Ogni volta che ti viene una candida, curala con l'antibiotico. Capite che una volta va bene, due volte va bene, ma in 10 anni quante candide e quanti antibiotici ha utilizzato? Diagnosi? Vai avanti con la cura antibiotica. Il problema è che la cura antibiotica non può essere una soluzione. Proviamo ad andare a indagare come hai fatto il tuo microbiota. Aveva la candida nell'intestino. Cioè, nonostante questi 10 anni di antibiotici, emerge ancora una candida albicans nell'intestino. Quindi l'antibiotico cosa aveva distrutto? Ne aveva provati tantissimi di antibiotici, ma non erano andati a distruggere la sua casa, la causa scatenante, che era ancora questa candida. Questa candida che era emersa perché anche lei non aveva i lattobacilli che la proteggevano. Come si risolve? Alzo i lattobacilli, la flora di protezione. Modifico l'alimentazione per la candida, quindi riduco gli zuccheri, riduco i lieviti, riduco i carboidrati e piano piano la quantità di candida albicans ritornerà ancora nella norma. Ah, perché ci sono diversi tipi di candida? Ci sono diversi tipi di candida, loro ne vanno a rilevare 5. Noi quella che vediamo a livello vaginale è soprattutto l'albicans. Però la cosa strana è che nonostante lei avesse fatto una cura di 10 anni per l'albicans, emergesse ancora a livello intestinale.
Poi ovviamente uno può rifarlo dopo aver sistemato la situazione e va a vedere che la sua candida è ritornata nella norma. Diciamo che questo mi aiuta in certi casi particolari dove non so venirne a capo, dove non so una soluzione. Perché magari su 8 casi su 10 mi viene la candida, prendo un antibiotico e riesco a debellarla. Però ci sono quei due casi particolari che continuo ad andare avanti con antibiotici e non riesco assolutamente a debellarla. La scienza sta andando in questa direzione, nella direzione dell'intestino, cioè cercando di dire, ok, noi i farmaci ce li abbiamo, ma proviamo a vedere se riusciamo a fare una sorta di prevenzione, perché questa è una prevenzione, non è una cura, non siamo ancora in malattia, non siamo ancora in patologia, siamo in pre. Quindi se io riesco a curarmi prima, magari riesco a non arrivare poi alla patologia stessa e quindi fare uso largo, uso consumo di antibiotico. Si sta facendo questa sensibilizzazione, io lavoro anche con certi gastroenterologi e con una ginecologa che cominciano a sensibilizzare i pazienti dicendo troviamo la causa scatenante, andiamo a lavorare sull'intestino prima di arrivare direttamente alla cura antibiotica. Quindi l'obiettivo, qui vi ho fatto vedere due casi estremi, però se prendiamo l'esempio anche del Burkina Faso, per una semplice dieta dimagrante, un l'ennesimo insuccesso, e se fosse colpa dei miei batteri che non sono organizzati bene e non di calorie, una volta le diete si partiva in calorie, ti do 800 calorie, le fai fino alla morte e poi dimagrisci. Poi cosa faccio? Ricomincio a mangiare e ritorno ancora su di peso? Poi si lavorava con diete alte come calorie. Si lavorava sugli accostamenti, basso indice glicemico, mangia poco ma spesso. Adesso siamo un gradino in più. Vediamo una dieta del microbiota, dell'intestino. Mangiamo tanto e... Esatto, e vado a uccidere il mio microbiota. Quindi adesso si lavora proprio a livello intestinale. Addirittura si fanno diete non più quantificate con le calorie. Non le vado più a vedere le calorie, perché se io ho un intestino che funziona posso anche mangiare 2000 calorie e riesco a spenderle. Quindi non esiste più la teoria del metabolismo basale. E quindi piano piano ci sposteremo proprio su un'altra idea di alimentazione. Che sembra un po' strano detto così, uno dice, beh, ma se io mangio 2000 calorie, arrivare a Natale comincio a mettere su 10 kg in più. Ma che microbiota hai? Vi siete chiesti che microbiota avete? Probabilmente alterato, probabilmente siete pieni di firmicutes che sono quelli che assimilano tutte le sostanze nutritive. Quindi prima vado a indagare il microbiota e poi riesco a capire quale può essere la mia alimentazione. Il microbiota sta dando dei buoni risultati soprattutto in chi ha gravi problematiche di gonfiore, di meteorismo, che non riesce a trovare una soluzione semplicemente con l'alimentazione, però può essere utilizzato per qualsiasi persona. E anche per i bambini, oggi abbiamo dei bambini che sono tanto obesi, tanto grassi, ci sono certi ospedali di Roma che vanno proprio a fare dei protocolli di analisi di questo microbiota, prima di impostargli proprio un'alimentazione. Quindi qualche pediatra comincia a parlare anche di intestino e di fermenti lattici. Sono concetti un po' difficili perché esulano da tutto quello che ci hanno insegnato finora, però è un mondo che sta affascinando molto e sta dando dei buoni risultati. Tenete conto che c'è da 10 anni questa teoria del microbiota, ma solo nel 2017 ci sono state 6.000 pubblicazioni. Ogni pubblicazione è stata fatta per delle patologie specifiche. Ho il diabete, ti do la cura di fermenti lattici specifici. Ho il colesterolo, ecco i tuoi fermenti lattici specifici. Ho l'ipertensione, ecco quali fermenti lattici. Cioè ci sono proprio delle tabelle che ti dicono se tu hai questo stato patologico, probabilmente la tua flora batterica è così. Se tu modifichi la tua flora batterica intestinale, modifichi il tuo stato patologico. Come in certi casi, prendo la pastiglia, il colesterolo non scende e se fosse un problema di microbiota? Quindi magari la pastiglia mi aiuta, ma arriva fino a un certo punto. Se lo modifico anche con una cura prebiotica, quindi di fermenti lattici, riesco a modificare anche queste patologie metaboliche. Quindi, vi ho illustrato il microbiota, vi ho spiegato com'è, conosco il mio microbiota. Lo nutro correttamente e posso combattere le allergie e le intolleranze. Si arriverà a questo punto. Ma per conoscere il tuo microbiota, gli esami da fare, cioè c'è una ricerca tutta...
sono qua, io vi ho fatto vedere solo questi perché sono emersi come casi, però nella ricerca loro con l'esame delle feci vi vanno a vedere tutti i buoni e tutti i cattivi e vanno a vedere com'è l'organizzazione. Esatto, i principali che possono causare determinate patologie che possono dare fastidio. Non ne vado, allora avete visto che sono miliardi i fermenti, vanno a vedere le classi principali, quello che interessano. Ce n'è un'infinità? No, allora di solito si va a vedere la protezione che sono i lattobacilli, i bifidobatteri, gli enterococci che sono quelli che mi aiutano la funzionalità intestinale e poi si vanno a vedere la flora batterica che digerisce le fibre, quella che differisce le proteine, quelli cattivi, la candida, perché mettono dentro anche la candida, perché molti sono soggetti di candida, quindi sono quei batteri più frequenti. Esistono, ma sono ancora all'albore, dei test che vanno a vedere un po' più ad ampio spettro, però ripeto, siamo ancora all'inizio, siamo ancora nella fase di startup, quindi servono ancora dei risultati, quindi qualche risultato lo stiamo avendo dalle persone che testiamo e tutto, quindi queste aziende stanno mettendo su tanta documentazione, però ci vuole ancora tanto. Si arriverà secondo me a un punto dove riusciremo magari ad analizzare il maggior numero di microorganismi e magari noi ci stiamo perdendo in questo momento qualcosa che è veramente importante. Però già questo primo screening mi dà un buono screening di come è messa la mia flora e come rimodificarla, quindi già certe situazioni le riesco a riaggiustare. Quindi per il discorso allergie e intolleranze, noi siamo sempre partiti, sono allergico, sono intollerante, tolgo l'alimento. E se partiamo al contrario? E se fosse il mio intestino che non tollera determinate cose? Per esempio, è una cosa che sto facendo molto sui nickel. Di solito che ha problemi di nickel si dice togli determinati alimenti che ti creano questo stato di infiammazione, di gonfiore, eccetera. Ma se il problema fosse il contrario, prima indago il microbiota e poi ti reinserisco magari il nickel? Perché ho molte persone che sono allergiche al nickel che arrivano a un punto che eliminano tanti alimenti e non riescono più a tollerarli. Perché all'inizio si partiva con l'allergene, con la causa scatenante. Proviamo a rivoltare tutto, partiamo dall'intestino. Magari facciamo un'analisi dell'intestino, del microbiota, lo mettiamo a posto e magari riesco a digerire il nickel. Perché io non nasco allergico e intollerante a tutto, lo divento. Quindi è successo qualcosa. Fossi nata allergica a tutto, allora sono nata così, geneticamente me lo tengo, però spesso uno comincia a avere qualche problematica a 40, 50, 60 anni e prima cosa è successo? Quindi vuol dire che io ho alterato magari la flora batterica intestinale, quindi anche lì si lavora con l'intolleranza al contrario, dicendo che magari prima è colpa dell'intestino che mi ha creato determinate intolleranze, mentre adesso si lavora con l'intolleranza che ha creato l'intestino e non è assolutamente vero. Quindi vivo in forma e riesco a combattere un pochino il tutto. Avete domande? Lo so che sono concetti un po' difficili. Per le malattie autoimmuni? C'è qualcosa, c'è qualche studio, soprattutto col discorso di anche qualcosa, qualche pubblicazione sui lupus, il lupus come malattia autoimmune, ci sono delle pubblicazioni anche sulla fibromialgia, dove mettono in correlazione con un alterato flora batterica intestinale che mi causa questi problemi. Allora, io nel mio piccolo ho visto problematiche risolte con il microorganismo, con il microbiota, con la dermatite da contatto. Una dermatite atopica non provocata da nickel, non provocata da allergie, quindi non sai che causa è un'alterazione del microbiota. Quindi mettendo a posto l'intestino, questo individuo ha questa dermatite che scompare. Stessa cosa, ci sono delle belle pubblicazioni, dei belli studi anche sulla fibromialgia e su queste malattie autoimmuni anche. Però non c'è un'ampia letteratura, c'è solo sul lupus e sulla fibromialgia, che sono quelle più importanti. Secondo me qualcosa di bello potrebbe anche emergere anche da una tiroidite autoimmune, quindi dalla tiroide. In Lombardia, qui in pianura, siamo pieni di tiroidite autoimmune, quindi come mai ci ammaliamo tutti con la tiroide? Probabilmente quello che mangiamo che ci altera la nostra flora batterica intestinale. Sì, lo possiamo rimettere, guardare l'intestino e quindi riassociarlo a tutte queste patologie. Almeno nel 90% dei casi è associato a un discorso intestinale. Ci sono anche delle ultime pubblicazioni, una l'ho scaricata oggi, che mette in correlazione la testa con l'intestino.
quando uno è stressato si dice vabbè sei stressato hai problematiche intestinali, no, adesso c'è proprio lo studio che dice lo stress ti interagisce negativamente con l'intestino e ti causa dissenteria, ti causa stitichezza, ti causa sgonfiore. Ho visto persone, per esempio, non riusciamo a risolvere la situazione, hai provato a fare qualsiasi esame, capisci che questa è stressata, le fai togliere la causa scatenante dello stress, spariscono tutti i problemi, perché era proprio direttamente correlato. Non è tutto lo stress, però in una parte dei casi può succedere una cosa di questo tipo. Mi è capitato stamattina proprio una persona stressata, ha eliminato la causa scatenante del suo stress e mi fa, io sto bene, ma non puoi stare bene nel giro di 2 settimane, è perché abbiamo risolto la tua particolarità. Domande? Questi esami sono che si possono fare? Noi ci appoggiamo a Bologna. Noi ci appoggiamo a Bologna, un laboratorio di Bologna, una startup di Bologna che ci fa questi determinati esami. Sono particolari, durano, ci mettono un sacco, 20 giorni lavorativi, che vuol dire da lunedì a venerdì, esclusi sabato e la domenica, quindi almeno un mese per avere i risultati, quello ce li abbiamo. E non sono ancora esami che vai dal medico e te li prescrivono? No, e... no, no. Io collaboro con un'equipe di gastroenterologi, anche di allergologi e anche di ginecologi, però sono particolari perché hanno cominciato ad accettare il discorso del microbiota, esatto, cioè proprio sensibilizzare. Noi italiani siamo per qualsiasi problema antibiotico, antibiotico, cioè lo prendiamo come se fosse un'aspirina. Quindi bisogna venire da lei? Sì. E l'unica cosa, ci appoggiamo sempre con l'unico centro in Italia che lo fa è Bologna, che per il momento comincia a essere la sede col CNR per fare questi determinati test. Io ho 92 anni, ma di questi problemi penso che lei non li abbia 92 anni, perché lei ha mangiato bene per tutta la sua vita. E quindi lei, la signora, la testimonianza che si è alimentata bene, ha mangiato la pasta tutti i giorni, mi diceva, mangia quello che c'era, e però non ha mai avuto problemi, non è stressata, quindi non ha tutte le problematiche. Perché probabilmente lei ha un microbiota buono, lei è di una generazione dove venivano allattati, dove mangiavano bene, mangiavano cose della terra. Noi siamo la generazione di quelli, se ho tempo ti allatto, se non ho tempo ti do il latte in polvere, cioè è quello il problema. Ma infatti il bello è che noi siamo la testimonianza di noi stiamo male, loro invece stanno bene e arrivano a 92 anni, quindi è proprio come il cibo e l'intestino sta funzionando. Ma non sarà che anche come vengono fatte le cose adesso, come vengono coltivate, vanno a distruggere la nostra flora? Se pensiamo a un'insalata già lavata che è piena di acido citrico, che è una sostanza che ammazza il microbiota, esatto. È anche a livello di conservazione, il barattolame. Quanti barattoli avete in casa? Pochissimi, bravo. Qualcuno mi dice pochissimi barattoli. Quante cose in scatola avete a casa? Io quando ero a casa avevo solo il tomo e basta. Ecco, quindi il suo microbiota è buono perché ha solo un barattolo. Cioè spesso se guardiamo nelle dispense, voi magari siete bravi, quindi siete anche più attenti, non avete queste cose, ma magari nella dispensa per comodità prendiamo il tonno, prendiamo i ceci in scatola, prendiamo tutte quelle cose lì, è la comodità. Oppure, come dicevo anche l'altra volta, prendete l'alimento che scade oggi o che scade fra 2 settimane al supermercato. Quello che scade più in là cosa c'è dentro per farlo scadere più in là? Bravissima, esatto. Però paradossalmente noi diciamo no, non prendo quello che scade oggi o domani, quello che scade più in là, e paradossalmente mi sto intossicando di tutti quei coloranti e conservanti. È proprio cambiata la qualità dell'alimentazione. Ma l'acido citrico fa... Quello di sintesi di laboratorio, non quello della frutta, quello che mettono negli alimenti, quello che fa la schiumetta nei legumi, è un antimuffa, un antimicotico, un antibatterico, quindi mi serve per non far crescere i batteri. Se io sono fatta da batteri, bravissima, è quello. Cioè spesso mi capita di sentire persone, ah ma sono stitica, però prendo l'insalata in busta, prendo i ceci confezionati e tutto, ma per forza ti mangi delle cose che sono che contengono antibatterici, ti ammazzi la tua flora batterica intestinale. Quindi magari semplicemente modificando un po' l'alimentazione o la tipologia degli alimenti vado a ripristinarlo. Come dicevo prima loro, basta un prosecco per ammazzare i fermenti lattici.
che è una cosa, basta un fumo, basta un inquinamento. Non è che è tutto vero, secondo me. Secondo me è tendenzialmente falso. Li ammazziamo con tutte queste cose. Però io posso concedermi qualche sgarro, qualcosa, però devo essere brava io a ripopolarlo. Gli studi Malengo dimostrano che... Non è nessuno d'accordo su queste cose. Dei nuovi studi dimostrano che... Volevo approfondire gli studi. Esatto, quelli non... Però se io imparo a mangiare e ripopolare, alla fine non ho questi problemi, insomma. Non è quando andiamo in farmacia e diciamo ci dia i fermenti lattici, che se la farmacia me li danno ad ampio spettro, sarebbe sbagliato. Quindi sta cambiando. Era lì dove volevo arrivare, cioè, mi do questi, quello che hanno. Allora, i farmacisti più evoluti, chiamiamoli così, vi dicono ricolonizziamo l'intestino. Cioè vi dicono faccia questa cura con prima questo ceppo, poi quest'altro ceppo, poi un altro ceppo di batteri. Ha più senso che dare quello a largo spettro, ok? Largo spettro è gli butto dentro tutti i batteri possibili e immaginabili, però magari se io sono già alta con i lattobacilli e mi servono i bifidobatteri, io devo andare su quelli mirati. Cioè non posso buttare dentro delle colonie che io già così a casa senza sapere. Non va bene, non va bene assolutamente. Sappiate che un antibiotico mi uccide tutto e quindi ho bisogno di integrare con dei fermenti lattici dopo. E l'unico fermento lattico che non muore con i batteri è un Enterococcus fecalis. Quindi un ceppo che è l'Enterococcus fecalis, non vi dico la marca perché ce ne sono e li conoscete, è l'unico che va preso con l'antibiotico. Se voi prendete un lattobacillo normale con l'antibiotico, l'antibiotico ve lo smazza. Antibios, antivita, antibiotico. Se io prendo l'antibiotico e il fermento lattico, tanto vale non prendere niente. L'unico fermento lattico che va bene con l'antibiotico, perché è lo spazzino del mio intestino, è un Enterococcus fecalis, che va preso insieme, in sinergia. Dopo, finita la cura degli antibiotici, ributterò dentro bifidobatteri e lattobacilli per ricolonizzare quello che ho ammazzato. Cioè ci sono del farmacista. Ma il farmacista lo sa, ci sono tutti i protocolli che ti dicono prima usa questo, poi usa quell'altro genere di batterio. Cioè adesso si sta puntando molto su impara a usare l'antibiotico, ma usare anche delle soluzioni che non ti facciano ammazzare più di tanto l'intestino. Poi dopo uno impara, ogni volta che lo prendo me lo vado a ricolonizzare. Però sappiate che un Enterococcus fecalis è l'unico che viene dato con l'antibiotico, che non me lo ammazza perché è lo spazzino, quindi l'antibiotico uccide, immaginate l'Enterococcus fecalis che va a togliere tutti i morti che sta facendo l'antibiotico. Poi dopo devo ricolonizzare tutto. Esatto. È costoso l'esame fecale? No, poi ne parliamo dei costi, però a dei prezzi accessibili insomma. Cioè, prima qualche anno fa che veniva fatto in America aveva dei costi improponibili, mentre adesso che comincia a essere fatto in Italia più ne facciamo più loro riescono a tenere dei prezzi bassi, cioè l'obiettivo è anche questo, perché più gente li fa. Come? Le case farmaceutiche non saranno molto contente. Quelli dei fermenti lattici sono molto contenti, le altre mica tanto, però tieni conto che quelle dei farmaceutiche e dei probiotici sono molto contenti, adesso si sta molto andando sul discorso del probiotico. Allora, vediamo che come ci alimentano il nostro microbiota qua i ragazzi. Ci hanno proposto qualcosa di interessante, quindi so già che cosa c'è di interessante per alimentarlo un attimino e renderlo vitale, anche se molti di voi avranno già mangiato. Hanno delle cose senza lattosio, senza glutine, quindi basta chiedere. Buon appetito, favorite l'assaggio. Quindi sono consigli di alimenti che possono andare bene per uno? Sì. Sì, li hanno fatti senza lattosio e senza glutine. Basta chiedere, c'è la fase senza lattosio, senza glutine. Poi c'è anche la frutta. Però in genere gli alimenti che per nutrire bene il microbiota sono carne, pesce, frutta, verdura, pane, pasta, tutto. Cioè se io sono vegetariana avrò soprattutto frutta e verdura e proteine vegetali, però devo avere un'alimentazione buona per alimentarli. Se sono onnivora, carnivora, mangio tutto. L'importante è non avere la monoalimento. Io esempio mangio pochissimo, quasi niente pane perché faccio
a morderlo, fa bene. Quello va benissimo. Perché mangia spesso sushi? Se non è allergica al nickel, non è allergica a soia, non ha la sindrome dello sgombroide, va bene. Non... Il sushi, in fin dei conti, sarebbe meglio il sashimi, che è pesce crudo, però che sia abbattuto, conservato bene, cioè si spera, perché altrimenti li butto dentro delle cose che mi abbattono tutto. Però il sushi di per sé non è un'alimentazione grassa. No, dico, no, cioè io chiamo sushi perché mio figlio quando lo fa, ma comunque pesce crudo. È pesce, se è fatto bene, conservato bene, abbattuto bene, è sempre pesce. Ma si spera che non sia abbattuto, che sia abbattuto bene, che non abbia le uova del... La cosa che mi sono... Sì. Mi sono raccomandata è quello, che sia un pesce certificato e fatto bene, insomma. Dalle nostre parti dovrebbe essere abbastanza buono. La polemica era sul milanese, che c'era stato quel caso di quei sushi che non erano abbattuti bene, quindi non erano prodotti freschi, ma voi lo sentite se è un pesce fresco o no, se puzza non è un pesce fresco. Il sushi non deve assolutamente puzzare, deve avere quel colore intenso.